Buongiorno a tutti, oggi parliamo di riforma dello sport. La riforma dello sport coinvolge tantissime associazioni sportive, ASD e SSD, e oggi in particolar modo parliamo della normativa antipedofilia alla luce appunto della riforma dello sport. La nuova qualificazione di lavoratori agli operatori in ambito sportivo che percepiscono compensi tecnici, istruttori, allenatori, implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori la cosiddetta legge antipedofilia. Ma è una novità assoluta questa normativa? No, direi no perché ricordiamo che la normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria in tanti anni fa, almeno 10 anni fa, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Però il presupposto della qualifica di datore di lavoro aveva escluso dall'applicazione della normativa in oggetto le ASD e le SSD che si avvalevano di collaboratori che percepivano, come ben sapete, fino al 1 luglio 2023 compensi inquadrati come sportivi dilettanti, quindi mancava la figura di datore di lavoro da parte delle associazioni sportive e della SSD, quindi non era applicabile. Pertanto, perché ora diventa nuovamente necessario il certificato antipedofilia? E proprio per questo motivo, perché alla luce della riforma dello sport, alla luce della riforma dello sport in vigore dal 1 luglio 2023, i lavoratori sportivi sono lavoratori sportivi, quindi le ASD e SSD sono datori di lavoro. Pertanto, a livello pratico, l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA, e la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica. Ma il certificato penale deve essere richiesto unicamente dal soggetto sportivo o ci sono altre possibilità di rilascio? È stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro, quindi ASD e SSD, senza necessità di delega o procura, col pagamento dei soli diritti dato all'esenzione dell'imposta di bollo vigente per le ASD e SSD iscritte al RASD, Registro Attività Sportive Dilettantistiche. 3,92 euro di diritti se non lo si richiede con urgenza, 7,84 euro con procedura di urgenza. La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili il modulo per la richiesta e il modulo per la delega alla presentazione della domanda e al ritiro del certificato. In cosa consiste il codice di comportamento a tutela dei minori? Dal 1 luglio 2023 le ASD e SSD hanno l'obbligo di designare un responsabile della tutela dei minori, preposto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Le ASD e le SSD sono chiamate a redigere il codice di comportamento a tutela dei minori. Insomma, ci sono tantissime novità. Abbiamo parlato solo del discorso normativa antipedofilia, ma ci sono tantissime novità che riguardano la riforma dello sport, quindi gli adempimenti previdenziali, fiscali. Un po' ne abbiamo parlato prima dell'estate, torneremo presto sull'argomento perché diciamo che centinaia di associazioni sportive, anche di Piacenza e provincia, sono un po' in difficoltà rispetto a tutti questi nuovi adempimenti. Con questo termino appuntamento e do appuntamento all'ascoltatore il prossimo mercoledì. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti!